Buon pomeriggio a tutti, un ringraziamento soprattutto agli organizzatori, al dottor De Nicolai, professor De Nicolai e agli amici di ITP per l'opportunità che mi hanno concesso a SciScottet Films. E oggi, dopo aver ascoltato tutti questi interventi, sia del mattino che dell'illustre relatore che mi ha preceduto, cercherò di portare un po' il tema su come già oggi l'impiego di, diciamo così, tecnologie alternative possono un po' venire incontro alle sfide che tutti quanti abbiamo sentito oggi. E mi concentrerò su un particolare segmento del food waste che comunque, come abbiamo sentito oggi, porta notevoli sprechi tra la produzione e il consumo finale, ma coglierò l'opportunità di toccare anche qualche altro tema tra quelli affrontati quest'oggi. Mi scuso per la presentazione in inglese, che è un po' figlia di quello che abbiamo presentato al recente Seeds and Chips. Uno dei temi che anche in Seeds and Chips è nato è stato portato all'attenzione, al di là ovviamente del food waste, il ruolo della plastica. Anche John Kerry ha detto tutto quello che è stato detto oggi sulla plastica, ovvero che se si vuole combattere il food waste non è la plastica ad essere messa sotto accusa, è l'utilizzo consapevole della plastica che è la chiave per la sostenibilità. Noi come gruppo SAES abbiamo deciso un po' di sposare ovviamente la linea dello sviluppo nella sostenibilità e questo si riflette nel nome che abbiamo voluto dare all'azienda che produce film plastici per l'imballaggio alimentare, che si chiama SciScoated Films. Perché? Perché riteniamo che l'utilizzo dei coating possa dare un impulso notevole alla realizzazione di quei packaging che da un lato possano essere più sostenibili, quindi vadano incontro alla sostenibilità a tutto tondo, poi vedremo cosa vuol dire ciò, ma anche assicurando ovviamente performance adeguate e se possibile migliorative rispetto alle strutture oggi esistenti. Cosa vuol dire avere packaging sostenibile? Vuol dire poter da un lato utilizzare meglio i materiali oggi a disposizione e renderli più eco-friendly, poterli inserire meglio all'interno di quell'economia circolare che è uno degli obiettivi di tutto il mondo per poter sostenere l'aumento della popolazione in maniera adeguata. Il focus è ovviamente fare una fotografia della situazione attuale e, come abbiamo sentito oggi, cercare di rendere circolare il più possibile l'economia di oggi. Ciò non vuol dire che ci possano essere anche delle tecnologie in grado di non solo gestire l'esistente, ma pianificare a livello proprio di packaging design, di cui abbiamo sentito parlare anche questa mattina, supportare il discorso dell'economia circolare. L'altra gamba è quella del compostabile, dove sia, soprattutto laddove sia difficile separare alimento e package, è una soluzione ideale, ma può avere dei vantaggi qualora questi materiali compostabili riescano a sostituire con prestazioni adeguate anche i materiali di origine fossile. Dopodiché, quello su cui ci concentreremo un po' maggiormente è l'imballaggio attivo. Qui oggi il dottor Micheli ha accennato appunto alla disponibilità di tecnologie che possano andare incontro anche a questo tipo di soluzione e effettivamente ai costi che sono associati all'introduzione di nuove tecnologie. Una delle sfide che come azienda cerchiamo di porci e di risolvere quella proprio di rendere l'imballaggio attivo sostenibile anche dal punto di vista economico, perché la sostenibilità ambientale deve passare anche naturalmente attraverso una sostenibilità economica di tutta la filiera. Qui, molti sono i temi, oggi si è sentito dire che un imballaggio, più performante
è necessariamente meno riciclabile. Beh, diciamo, non è detto, no? Anzi, io mi sento di dire che c'è la possibilità di coniugare maggiori performance o mantenimento delle performance con imballaggi più riciclabili e non necessariamente al prezzo di un costo più elevato. E tutte queste azioni vanno anche nella direzione della riduzione dell'impatto ambientale, del carbon footprint degli imballaggi, che diventa uno dei temi nel life cycle assessment di qualsiasi prodotto molto importante. Non possiamo permetterci di inquinare in generale. Altri temi, appunto, è quello della riduzione delle plastiche, dell'eliminazione delle plastiche e della gestione degli alimenti interagendo con gli alimenti stessi, ovviamente senza modificarne, diciamo senza adulterarli. Questa deve essere la caratteristica fondamentale. Qui salterò un po' gli esempi pratici perché non voglio andare nel merito, ma esistono soluzioni già oggi disponibili per il downgauging dell'imballaggio flessibile pur mantenendone le proprietà, sostituzione di fogli di alluminio con coating che quindi riducono la carbon footprint generale del prodotto e attraverso i coating come una delle opzioni il poter ottenere imballaggi monomateriali e quindi molto più facilmente riciclabili senza dover ricorrere necessariamente alle tecnologie di separazione chimica che comunque sono complesse, onerose e oggi ancora poco sviluppate. Sul compostabile abbiamo detto e ora andiamo a vedere un attimino il tema più specifico della presentazione sugli imballaggi attivi. Imballaggi attivi che qui andrò a declinare in particolare sul mercato dell'ortofrutta e sul governo delle atmosfere di etilene. Quello che sappiamo e che abbiamo già sentito oggi e che la FAO ci dice molto chiaramente è che praticamente lo spreco alimentare, quindi gli alimenti che sia waste che loss, contribuiscono a 4 miliardi di tonnellate di CO2 anno e sono il terzo o secondo, diciamo, si giocano comunque il podio come principale contributore all'effetto serra mondiale dopo tutte le emissioni di Cina e Stati Uniti. Quindi, diciamo, è un tema sostanziale e fondamentale. Quindi lo spreco alimentare non è solo eticamente sbagliato perché dobbiamo dare da mangiare a tutto il mondo, a una popolazione in crescita, ma anche contribuisce al peggioramento delle condizioni del pianeta. E se ci limitiamo all'ortofrutta, sempre la FAO ci dice che, e come abbiamo sentito anche oggi, il 45% circa dell'ortofrutta viene eliminato, viene perso, fatto 100 quello che viene recuperato al campo, e questo non è solo, diciamo, è vero sostanzialmente in tutti i paesi del mondo. La cosa importante è che questi sprechi sono diversi lungo la filiera. Se ci troviamo nel caso di economie sviluppate o in paesi meno sviluppati. Nel caso delle economie più sviluppate, dove è anche più diffuso il packaging, e qui lo si vede dalla distribuzione del food waste, che è molto più ampia nei paesi non industrializzati a livello, diciamo, di campo e di raccolta, è effettivamente ancora molto elevata, tra il 15 e il 30% di tutta la frutta e verdura prodotta viene sprecata in qualche modo, diciamo, tra la distribuzione e il consumatore. E qui è dove l'imballaggio può giocare un ruolo attivo, concedetemi un po' il gioco di parole, per intervenire su questi numeri. Non, qui diciamo, abbiamo esperti, io sono un povero fisico per cui diciamo che i meccanismi di maturazione e degrado dei frutta e verdura non sono il mio forte, però tra le sostanze che contribuiscono, influenzano, sono prodotte e influenzano anche il livello di maturazione di molta frutta e verdura c'è appunto l'etilene.
L'etilene generalmente, frutta e verdura possono essere classificate in funzione del quantità di etilene che viene emessa durante il processo di crescita e maturazione, come appunto molto più di me ben sapete. Ma queste classificazioni, che potrebbero in linea di principio preludere allo sviluppo di materiali in grado di governarle, sono solo indicativi, diciamo. Questi livelli di emissione dipendono da una quantità di fattori abbastanza complessa e che interagiscono tra di loro. Un frutto, un ortaggio è un elemento vivo, ciascuno ha con la propria, diciamo, col proprio metabolismo. Noi cerchiamo di sviluppare una soluzione in grado di governare il rilascio di etilene da frutta e verdura in maniera, diciamo così, mirata, lavorando assieme ai player della filiera per cercare di capire quale possa essere effettivamente la soluzione corretta per ogni tipo di alimento. Alcuni case study su cui non voglio entrare troppo in dettaglio, ma diciamo il mirtillo come diversa piccola frutta ha diciamo così una varietà di cultivar elevatissima, ognuna delle quali si comporta in maniera diversa. Quindi diciamo non può esistere effettivamente una soluzione generale generica per tutte i mirtilli, facendo questo esempio, e poi è importante sapere quali sono tutti i fattori che contribuiscono al, diciamo così, degrado o alla maturazione dei prodotti. Qui lo scopo ovviamente di un imballaggio attivo è quello di consentire che frutta e verdura siano impacchettate ermeticamente, perché poi questo dipende molto dalle abitudini dei consumatori della filiera nelle varie aree geografiche. Noi siamo molto abituati a frutta e verdura anche sfusa e, diciamo, disponibile sia nella grande distribuzione che nei mercati con il picking, diciamo, ognuno può scegliere la propria frutta. In altri paesi del mondo ciò non è possibile, per alcuni frutti, per alcuna verdura che viene di particolare valore, per non citare poi la quarta gamma, l'imballaggio ermetico è una necessità. E qui appunto è dove i fenomeni di accumulo di etilene possono contribuire a un degrado anticipato. Qui per dire che c'è tutta una, ovviamente gli agronomi possono dire molto bene quali sono le differenze che intercorrono tra diversi tipi di frutta e verdura e anche all'interno degli stessi tipi, della stessa tipologia. Ci sono degli esempi più o meno sensibili all'etilene. Il mirtillo alla fine non è uno dei casi migliori, perché la combinazione di etilene e altri effetti di maturazione o di degrado diciamo concorrono in misura diversa effettivamente alla shelf life o al mantenimento delle proprietà sensoriali organolettiche. Altri casi sono molto più gestibili in termini di gestione delle atmosfere. Il caso dei pomodorini, per esempio, va in questa direzione. Il ciliegino, che pure ha una discreta varietà di cultivar, mostra delle caratteristiche interessanti di correlazione causa-effetto tra accumulo di etilene e prematura maturazione. Per cui un controllo adeguato dell'etilene emesso in funzione del tempo, della vita del pomodoro in questo caso, può consentire, pur in un ambiente sigillato, di mantenere inalterate non solo, diciamo, di mantenere inalterata non solo la shelf life e anche, diciamo così, prolungarla del tempo necessario a consentire in ogni caso una maturazione naturale. Ma il governo dell'etilene consente anche di preservare quelle qualità nutrizionali e le proprietà organolettiche in maniera più efficace. Perché in questo caso, diciamo, il ciclo di emissione dell'etilene è legato molto al ciclo di respirazione, quindi governare uno significa anche governare l'altro. Questo per dire che
diciamo, per sviluppare soluzioni come quella che SARS-CoV-2 propone, tra le soluzioni innovative basate sull'active packaging, è necessario studiare nel dettaglio il prodotto da confezionare, sia esso un prodotto vivo come nel caso dell'ortofrutta, come altri prodotti confezionati che possono beneficiare delle nuove tecnologie. In questo caso specifico lo studio e l'adozione di un coating per la gestione dell'etilene, grazie all'introduzione di tecnologie particolari, diciamo, non è visibile direttamente al consumatore, può essere ovviamente comunicato tranquillamente, non altera la natura dei film plastici, non altera la natura del prodotto che viene che deve essere conservato, a differenza ad esempio di oli essenziali che possono contribuire allo stesso fenomeno di allungamento della shelf life, ma che possono influire ad esempio sulla percezione sensoriale, e va anche nella direzione della sostenibilità dell'imballaggio, perché appunto non è altra la natura. Si può rimanere sul monomateriale o avere un materiale compostabile che rimane compostabile, gestendo l'ambiente interno con elevata selettività. E quindi preservando, come dicevo, tutte le caratteristiche importanti dell'alimento che deve essere conservato, aumentando, diciamo così, la sicurezza alimentare, perché si può avere in questo caso un confezionamento ermetico. E, diciamo, l'adozione comunque di tecnologie innovative può consentire, diciamo, può abilitare un circolo virtuoso, perché mantenendo le proprietà che il consumatore va ad apprezzare, che tutti noi come utilizzatori di frutta e verdura andiamo ad apprezzare, può gestire questo flusso virtuoso nel quale una maggiore adozione di tecnologie di packaging può portare alla fine a una riduzione dello spreco. Perché? Perché avrò a disposizione una confezione degli alimenti che durano di più nel tempo, preservando quella qualità che è una delle ragioni anche solo, diciamo così, di sensazione che fa non utilizzare degli alimenti ancora perfettamente edibili, ma solo per un'errata percezione del frutto o della verdura, perché con maturazione accelerata. E uno dei temi è quella di ovviamente rendere economicamente sostenibile l'approccio al packaging attivo, andando a individuare dove lungo la filiera avviene la maggior parte dello spreco alimentare. È chiaro che tutto lo spreco che abbiamo visto esserci oggi ha comunque un costo. Questo costo, che è duplice, come abbiamo visto, sia dal punto di vista etico che anche dal punto di vista economico e dell'inquinamento, può essere gestito con delle tecnologie che hanno un minimo incremento di costo rispetto a un packaging tradizionale, ma che, consentendo dei risparmi notevoli alla fine di tutto il ciclo di vita del prodotto, devono trovare una giusta collocazione. E qui, diciamo, il messaggio conclusivo è quello di valutiamo tutti insieme la possibilità di modificare le soluzioni a disposizione, diciamo, di integrare anche soluzioni innovative, di cui questa vuole essere una delle proposte, ma come abbiamo sentito anche oggi da ITP esistono tante opzioni, tante possibilità per andare incontro alla sostenibilità pur preservando le performance, e lo sforzo di tutta la filiera deve essere proprio quello di essere consapevole dell'esistenza di queste soluzioni e non arroccarsi a più performante, meno riciclabile, più performante, più plastica. Grazie.